Buonasera. Buonasera e bentornati a Povera Patria. Ecco, i 5 Stelle si presentano in Emilia rischiando di far vincere il centrodestra. Grillo torna in campo, Conte assicura che va tutto bene, anzi benissimo, a far cadere il governo potrebbe essere il PD. E al dramma dell'Ilva si aggiunge quello di Alitalia e dell'Italia che crolla sotto il maltempo. Di questo e altro parliamolo con l'onorevole Giorgia Meloni, buonasera, presidente buonasera di Fratelli d'Italia. Benvenuta, ma prima come al solito Alessandro. Prima come al solito. L'agenda di Alessandro Poggi. Alessandro Poggi. Il treno Frecciabianca, proveniente da Genova Piazza Principe, è in arrivo al binario 4. Vai Parmi, vai. Vai Parmi, vai. Grillo, questo governo deve andare avanti, questo governo. Parmi. Ha sentito Zingaretti. Parmi, attacca Parmi. La invocano. Buongiorno. Mi mancavi. Lo mangia pesce azzurro? Io adoro il pesce, crudo, cotto, di tutto. Io camperei a pesce. Le sardine. Adoro, anche il pesce povero. Senta, ma i 5 Stelle che si presentano sia in Emilia che in... Beh, democrazia mi sembra giusto comunque, se un partito c'è non è che se perde le elezioni non si presenta. Mi hanno fatto un regalo? No, il 26 gennaio calabresi ed emiliano romagnoli potranno scegliere il cambiamento, dopo 50 anni per quello che riguarda l'Emilia Romagna. Vedo che il PD insegue i 5 Stelle, non mi interessa cosa faranno, vanno insieme, non vanno insieme. Noi ci stiamo occupando di liste d'attesa negli ospedali, di infrastrutture, sostegno alle imprese, ricostruzione del terremoto, agricoltura. Quindi non conto di vincere in Emilia Romagna per i problemi altrui, ma per la forza delle idee nostre. Gli scenaristi che prevedono un'unione Lega 5 Stelle, cosa risponde? Chi sceglie il PD, chi sceglie Renzi, Zingaretti, La Boschi, non può più scegliere la Lega. Improvviso l'ho sentita arrivare. Vai. Parmi, è di là. No. Liberiamoci di Poggi che è un incubo. È l'ultima puntata dell'anno, quindi questo 2019 ci dica un pochettino com'è andata, ecco. 2019 è andata così per la nostra economia, per i posti di lavoro. Vediamo se il 2020 riusciamo a mandarlo meglio. Ma l'unica cosa che veramente mi sta in testa, mi rimbomba in testa, è questa idea di avere tanti soldi bloccati, che sono soldi degli italiani, che non vengono spesi per inefficienze burocratiche. Ecco, a me questa è la priorità che vorrei fosse affrontata tutti insieme, destra, sinistra, sopra, sotto, tutti a dire basta, sblocchiamo. I cantieri delle scuole, facciamoli partire. I cantieri del dissesto idrogeologico, facciamoli partire. 2020 per noi sarà l'anno in cui costantemente insisteremo su questo piano shock, così l'abbiamo chiamato, per spendere i soldi che sono fermi. 2 mesi e mezzo di governo, ecco, questi 5 Stelle come li vede? Non è semplicissimo, ma lo sapevamo, vediamo il bicchiere mezzo pieno. L'Italia non è più attaccata dai mercati internazionali. Mai dire mai, scherzo. Arrivederci, auguri. Quella è una cosa impressionante, incredibile, ragazzi. Poi non è arrivato, Zingaretti e il PD la cercano per rimettere le cose a posto. È venuto a Roma per questo? Sì. La fanno più tribolare i 5 Stelle o Renzi? No, nessuno dei due. Adesso l'importante è dimostrare che questo governo migliora la vita degli italiani. Penso e spero che su questo tutti saranno d'accordo. Conte sta lavorando bene? Sì, penso che sta facendo un lavoro enorme per trovare una sintesi, dobbiamo aiutarlo. Senta, il papete è stato più un colpo di genio o un colpo di testa? È stato un colpo in tutti i sensi. Come è andato quest'anno? Non mi dica che è stato un anno bellissimo, però. È stato un anno difficile. È difficile, ma nel quale che comunque importanti riforme sono state fatte. La legge anticorruzione più rigida d'Europa ora è vigente, il reddito di cittadinanza, qui ci sono tante persone che mi dicono sono malato di cancro, cioè una signora mi ha detto sono malata di cancro, grazie al reddito mi posso curare. Ci sono persone che sono andate in pensione con quota 100, ci sono persone che hanno salvato la propria attività perché abbiamo stoppato la Bolkestein su commercio ambulante. Abbiamo fatto una serie di riforme, però è stato un anno difficile perché sono cambiati 2 governi e questo dà instabilità. Se noi ci ritroviamo anche con multinazionali che fanno la voce grossa nei confronti dello Stato, è perché quando i governi non sono stabili, e quello precedente l'ha fatto cadere la Lega, e le multinazionali fanno quello che vogliono.
speriamo in un 2020 migliore, ma di certo il 2019 ha pagato un problema enorme. La guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina ha indebolito pesantemente l'Unione Europea e oggi noi vediamo che la locomotiva d'Europa, la Germania, sta arretrando molto. Quando arretra la locomotiva d'Europa come la Germania, come economia, noi ne risentiamo tutti. Che anno sarà il 2020? Un anno impegnativo in cui ce la metteremo tutta per migliorare la qualità della vita degli italiani. Auguri. Grazie. Ciao. Auguri. Sei stata troppo dolce. Sì. Diamo il benvenuto anche a Aldo Cazzullo, che è in collegamento da Milano. Ciao Aldo. Allora, onorevole Meloni, questo è un momento di grande caos politico, un caos che dura, devo dire, da tanto ormai, e l'unica che sta crescendo, 9, c'è cioè chi la dà il 10 al 9, insomma, è lei. Ma è tutto merito suo o è demerito di quello che stanno combinando anche gli altri? Beh, forse entrambe le cose, nel senso che io penso che quello che oggi fa la differenza di Fratelli d'Italia rispetto alle altre forze politiche sia stata una certa, come posso dire, fermezza. In un mondo nel quale tutti sono un po' foglie al vento, se tu sei l'albero, stai lì fermo e insomma diventi un punto di riferimento. Perché già gli italiani la politica diciamo che non la seguono con grande entusiasmo. Ma ultimamente già non la seguono... no, è diventata un po' una telenovela. Beh, vabbè, cioè, insomma, cioè, di però tutto, la, di più, no, più... la seguono sempre un po' distrattamente. Ah. No? Cioè gli italiani che seguono la politica in maniera costante, approfondita, non sono moltissimi, almeno questo dicono gli studi, che sono quelli ai quali bisogna affidarsi in queste materie. Però già, diciamo, se tu segui una cosa abbastanza distrattamente ed è così confusa, alla fine veramente diventa difficile, no? Avere un punto di riferimento. In questo Fratelli d'Italia sicuramente ha fatto la differenza. Cioè io ho trovato curioso, ma ne faccio motivo di orgoglio, il fatto che quando ci sono state le consultazioni dal Presidente della Repubblica questo agosto, noi eravamo l'unica delegazione che tutti sapevano cosa avrebbe detto a Mattarella. Non c'era alcuna suspense nella nostra conferenza stampa. Tutti gli altri, cosa dirà? Cosa dirà? E tutti gli altri sono andati con una, due, tre opzioni possibili. Noi siamo andati lì e abbiamo detto: per noi si deve votare, punto, fine della discussione, non c'è trucco, non c'è inganno, non c'è un piano B. Questo fatto, secondo me, alla lunga, paga. Chiaramente, ha fatto di Fratelli d'Italia il movimento più credibile attualmente presente, o almeno questo mi dicono quelli che hanno scelto di sostenerlo. A proposito di suspense e foglie al vento, questo governo, secondo lei, è destinato a cadere oppure ha ragione Giorgetti quando dice no, non ci faranno mai votare, prepariamoci a discutere in Parlamento delle riforme piuttosto? No, io non sono d'accordo in questo caso con Giancarlo Giorgetti e francamente neanche capisco la posizione di Giorgetti, della Lega, di dire sì, mettiamoci d'accordo sulle riforme, perché di solito quando si propone mettiamoci d'accordo sulle riforme è per perdere tempo. A me non pare che convenga perdere tempo, convenga tenersi un governo che sta lì, diciamo, tenuto insieme solo dal collante della paura del voto degli italiani, della paura di quello che gli italiani pensano. Io sono d'accordo a rivedere a fare delle riforme, anche le riforme importanti. Ricordo che è Fratelli d'Italia che sta raccogliendo le 50.000 firme necessarie per portare in Parlamento con una proposta di legge di iniziativa popolare, quindi con un iter agevolato, l'elezione diretta del capo dello Stato, per dire, la riforma più importante che secondo me si può fare in Italia. Poi io sono proprio per il presidenzialismo, per il semipresidenzialismo, ed è sempre Fratelli d'Italia che quindi lo propone a tutti i livelli. Quindi lei ci sarebbe a sedersi per una riforma? No, io ci sto a fare le riforme, ma non credo che si possa fare in questa legislatura con questo governo in carica. Credo che si potrebbe tranquillamente, come delle volte abbiamo proposto, eleggere contestualmente al Parlamento anche una costituente in caso di elezioni, o che si potrebbe, diciamo, comunque chiedere ai cittadini, perché i sommovimenti che ci sono stati dal 2018 sul piano del consenso ad oggi sono molto importanti e le forze politiche che oggi governano sono chiaramente delle forze politiche di minoranza in Italia, e non lo dico io e non lo dicono i sondaggi, lo dicono i fatti di tutte le elezioni nelle quali si è andato a votare, e lo dice anche il fatto che noi abbiamo oggi al governo partiti politici che avevano giurato che si sarebbero Non sarebbero mai stati insieme. Per cui quando a me si dice nella Repubblica parlamentare funziona che no, finché c'è la maggioranza in Parlamento, nella Repubblica parlamentare, se ha un senso l'articolo 1 della Costituzione, funziona che se io mi prendo un impegno con i cittadini lo devo mantenere, perché se faccio l'esatto contrario di quello che ho promosso, Torneremo su questo e volevo sentire Aldo Cazzullo. In effetti è un momento un po' di caos adesso. Che succederà? Intanto ci sono due gravissime crisi industriali da risolvere. La settimana scorsa, povera patria,
il ministro Speranza, che è al tavolo dell'IVA in quanto ministro della salute, ha preso l'impegno, confermato poi da capogruppo del PD Delrio, a non spegnere l'altoforno. Vedremo se questo impegno sarà mantenuto e se non sarà soltanto un gesto simbolico, perché bisogna poi consentire a ArcelorMittal o a chi per lei di mandare avanti l'azienda. Conte ha fatto un'intervista a Repubblica che sembrava un po' un maestratore di serpenti, no? Tutto va bene, andremo avanti, non ha convinto molto, anche perché poi c'è l'altra grande crisi industriale che è l'Italia. Mi ha colpito molto la convocazione di uno sciopero del 13 dicembre, cioè lavoratori di un'azienda che sta fallendo che scioperano contro che cosa? Insomma, spero che almeno questa follia ci venga risparmiata. E poi c'è l'Emilia Romagna, anche se non so leggere se nel caso di un'eventuale vittoria della Borgonzoni, se a quel punto il governo si arroccherebbe ancora di più, come dire, se si va a votare consegniamo il paese alla destra, o se invece a quel punto davvero verrebbe giù tutto. Anche se, ed è la domanda che faccio a Giorgio Meloni, sarebbe soprattutto una vittoria di Salvini, perché la Borgonzoni appare veramente una emanazione di Salvini, il quale passerà le feste, l'Epifania, si stabilirà in Emilia Romagna, mangerà culatello, mortadella. Voi come la vedete l'Emilia Romagna? Ma guardi, può essere decisivo, può essere uno snodo cruciale per il governo. Io penso che l'Emilia Romagna sia uno snodo decisivo, penso che, per carità, non c'è mai limite al peggio, per cui quando si parla del PD e della sinistra italiana e dei 5 Stelle, diciamo, uno non può mai prevedere che ci siano reazioni di buon senso, però obiettivamente se il centrosinistra, complessivamente inteso, quindi anche con i grillini, dovesse perdere anche una regione che non esce dagli scandali come il caso dell'Umbria, insomma, che è una regione saldamente governata dalla sinistra, che è storicamente in mano alla sinistra da 50 anni e va a casa, cassaforte del Partito Democratico, dico che cos'altro vi devono dire gli italiani? Cioè, non lo so, vi devono venire con gli striscioni sotto casa? Cioè, a me sembra un segnale talmente chiaro che io, fossi la sinistra, mi vergognerei anche a guardare in faccia mia madre se mi arroccassi nel palazzo. Però, ripeto, non si può dire. Io penso che si possa vincere in Emilia Romagna, che sia una vittoria da non dare per scontata, che è una battaglia che va combattuta. Penso che il ruolo di Fratelli d'Italia sarà anche in questo caso. Però si vede un ruolo poco lei in Emilia Romagna, in effetti. No, io sarò in Emilia Romagna, per esempio, questa domenica, dove noi facciamo una nostra manifestazione sul tema della manovra finanziaria. Ci saranno qualche migliaio di persone. Abbiamo invitato una serie di imprenditori, esponenti del mondo produttivo, esponenti della società civile, per raccontare la nostra contromanovra finanziaria, per raccontare la visione degli oltre 500 emendamenti che Fratelli d'Italia ha presentato. Meno del alla PD, manovra, esatto, non con intento ostruzionistico, infatti sono la metà di quelli che ha presentato il PD, però saremo a Bologna proprio domenica a parlare di questo, e anzi chi è interessato, è una manifestazione aperta. Lei è, mi scusi? Lei è Giorgia? Io sono... Lei è Giorgia. Sono una madre, lo sapeva? È diventato un tormentone, vi tocca. È Giorgia. Sì. Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Volevano prendere un po' in giro, no? E invece hanno creato un'icona pop. Sì, mi volevano prendere in giro, ma è oggettivamente un buon pezzo. Cioè, io voglio dire a questi ragazzi che sono bravi. Cioè, sono bravi. Voglio dire, so di parlare a persone, diciamo, che non hanno grande, appunto, che volevano contestare le mie idee. Però oggettivamente dovrebbero farlo, no, non con i miei testi, ma veramente, ragazzi. Complimenti. Vabbè, ma lei perché da qui entra proprio in testa. Lei ha detto, cioè, deve fare discorsi così, pensando che poi... Sì, esatto. Capito, deve pensare... al mio primo disco, esatto, in capo a una, per la prossima campagna. La ballano in discoteca. Oggettivamente, però, ora, mi adesso, oggettivamente, cioè, va meglio, nel senso, io ho fatto... mi pare che funzioni molto meglio la musica della politica, ma beh, adesso dalla musica.
musica, io voglio passare al mio costituzionalista preferito. Abbiamo il professor Celotto. Buonasera. Bentornato da noi. Perché si parla, certo, di elezioni, no? Ci vorrebbe un rap invece della lavagna. Ma professore, un po' più sciolto. Ce lo può fare a suon di rap? Ma no, perché il professore non posso. È un professore iperfoto questo, perché ci fa tutto. La prossima volta ci pensiamo. La prossima volta. Allora, cosa potrebbe avvicinare le elezioni o allontanarle? Forse il numero di parlamentari che sarebbero eletti se si andasse a votare a breve. Con quanti parlamentari andremo a votare? Questa è una buona domanda, perché la riforma sul taglio dei parlamentari è stata approvata con l'articolo 138, ma senza la maggioranza speciale, senza la maggioranza qualificata, e quindi si può chiedere il referendum. Per questo c'è la data del 12 ottobre, perché il referendum può essere chiesto entro 3 mesi dal 12 ottobre, quindi novembre, dicembre e gennaio. Entro il 12 gennaio 500.000 elettori, 5 consigli regionali o un quinto dei parlamentari, quindi una sessantina di senatori bastano, possono chiedere il referendum. A quel punto, se viene chiesto il referendum, non entra in vigore la nuova legge e quindi, se si va a votare in primavera, si vota a 1.000 parlamentari. Quindi 915 invece che 600. Questo può essere un altro degli snodi che ci aspetta. Potrebbe facilitare un voto anticipato. Sì. La domanda è, al Senato non sono cominciate le firme, no? Se non sbaglio. Pare che ci siano una cinquantina di firme raccolte. Quindi mancherebbero 10. Sì, ne mancano una decina, quindi è probabile, anche perché poi molto spesso i costituenti ci hanno detto che le riforme vanno fatte tutte insieme, le riforme costituzionali, e quindi 2/3 dei parlamentari in terza e quarta lettura. Non raggiunti, puoi chiedere il referendum e quindi integri col popolo. Questo è uno degli snodi che ci può attendere a gennaio. Ma insomma, questa riforma è utile o non è utile? Questa riforma è parziale, cioè nel senso che la forma di governo che non funziona, lo dicevamo anche prima, il presidenzialismo, la fragilità dei governi, non la risolvi avendone 600, avendone 1.000. Il problema è capire come funzionano le camere, una solidità del governo. È incredibile, sono almeno 10 anni che noi diciamo sempre la stessa cosa: quando cade il governo è fragile, è forte. Questo è il male della Repubblica parlamentare, anche grazie al tipo di legge elettorale. Questo è l'altro pezzo. E a proposito della legge elettorale, l'altro pezzo, referendum, giriamo la lavagna senza fare danni. Noi professori facciamo danni. Ecco, sì, perché attualmente va il Rosatellum, sistema misto, quindi 2/3 maggioritario, 1/3 di recupero proporzionale, ma c'è il referendum. Le regioni di centrodestra hanno chiesto un referendum abrogativo che renderebbe la legge tutta maggioritaria. Questo referendum deve essere dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale entro il 10 febbraio, quindi anche lì scavallare questa data di gennaio-febbraio, che poi coincide con l'Emilia, manderebbe alle lunghe anche il referendum elettorale, quindi si andrebbe a votare col Rosatellum e con 1.000 parlamentari. Quindi per tanto caos per niente alla fine sarebbe, tanto caos per niente. Però sulla legge elettorale, questo diciamo da osservare, sulla legge elettorale, che è una delle cose che a me non convincevano completamente di questa proposta che è stata fatta, che pure noi abbiamo sottoscritto, basta che facciano una modifica all'attuale sistema, al Rosatellum, soprattutto per quello che riguarda modifica, la parte proporzionale, il referendum decadrebbe, come si sa, come il professore sa molto meglio di me, per cui quello è un problema più facile da risolvere se qualcuno punta a questo per allungare la legislatura. Grazie al professor Celotto. Confermo. Grazie. Tutto lascia credere che ci sia un concorso di cause per cui questo governo durerà poco. Torniamo, diciamo, al punto di partenza della nostra conversazione. Un governo che si regge sulla paura dei pieni poteri a Salvini, sulla paura che i sovranisti tornino al potere. Un governo appeso, perlomeno nell'ultimo fine settimana, a un'esternazione di Beppe Grillo. Cioè Beppe Grillo che sostiene Di Maio, dice: non vi preoccupate, gli sto vicino io, non rompete i coglioni, si può dire a quest'ora, l'ha detto Beppe Grillo, in buona sostanza si va avanti con il PD. Contestualmente Beppe Grillo ha passato il fine settimana con l'ambasciatore cinese. Cioè, che cosa sta succedendo in Italia in questo momento? La ricostruzione, per quanto sintetica, è molto importante. Allora, il Movimento 5 Stelle, diciamo, la tocco piano, secondo me non esiste più, nel senso che, come era prevedibile per un movimento che non ha una visione del mondo chiara su tutte le grandi criticità del nostro tempo, no? Cioè, uno non avrebbe potuto dire quale fosse realmente la idea del Movimento 5 Stelle, non so, sul tema dell'immigrazione, sul tema della famiglia,
sul tema del rapporto con l'Europa. Cioè loro erano indifferentemente un giorno per i porti aperti, un giorno per i porti chiusi, un giorno per la Merkel, un giorno contro la Merkel, un giorno... Era un movimento estremamente liquido sul piano delle idee, che aveva un unico collante, questo tema dell'anticasta. Chiaramente, come sono andati al potere, sono i signori dell'anticasta sono diventati la più casta di tutte le caste. Cioè adesso addirittura ci hanno raccontato che il ministro della difesa Trenta mandava a prendere il barboncino con l'auto blu per portarlo al ministero. Io di cani con l'auto blu ancora non l'avevo sentita. Per cui se questa era la lotta alla casta, signori, abbiamo un problema. Allora, che succede? Una volta che loro sono arrivati al potere, si sono abbarbicati al potere, hanno fatto patti con tutti, proprio con tutti quelli con cui si potevano fare pur di rimanere abbarbicati al potere, hanno, diciamo, tradito sul tema della casta, non gli rimane niente. Allora c'è un grande conflitto interno, per cui c'è Di Maio che non si capisce, dicono che stia ancora parlando con Salvini. Per me sarebbe folle, non che Di Maio parli con Salvini, perché Di Maio, diciamo, parla che con Salvini, chi, che Salvini, che Salvini ancora eventualmente gli risponda al telefono, ma io escludo che questo accada, e anzi insomma spero che Matteo lo chiarisca questo, per il bene di tutti, nel minore tempo possibile. Grillo invece, queste due cose che sono accadute negli ultimi tre giorni per me sono molto inquietanti. Quindi Grillo è volato a Roma e ha detto a Di Maio, di fatto, mantieni l'alleanza con la sinistra perché noi dobbiamo arrivare all'elezione del Presidente della Repubblica. Per mettere chi alla Presidenza della Repubblica? Prodi? Gira il nome di Prodi? Guardi, io so una cosa. So che se c'è un signore che nella vita fa il comico, garante di un partito politico, che passa 4 ore per 2 giorni di fila all'ambasciata cinese... O noi abbiamo cambiato ministro degli esteri, o Di Maio è un prestanome del ministro degli esteri, o qualcuno è andato a prendere ordini da uno Stato straniero. E questo lo voglio sapere. Ragione per la quale ho chiesto al mio gruppo parlamentare di presentare su questo il question time al ministro degli esteri di mercoledì, perché voglio sapere da Di Maio se lui fa il ministro degli esteri o se lo fa Grillo al posto suo, e che cosa stava facendo Grillo, che in ogni caso rimane il leader politico di un partito che è partito di governo, per 4 ore all'ambasciata cinese, perché queste cose negli stati normali le fanno, si fanno per via istituzionale, c'è un ministro, ci sono dei soggetti competenti, vanno a parlare in incontri ufficiali con il loro omologo e con i loro alter ego. Questo non è accaduto. Romano Prodi è storicamente un grande amico della Cina, un grande amico, diciamo, degli interessi, vogliamo dire, cinesi, 1+1+1+1, so io fino a 4 ci arrivo a contare, Aldo? Volevo sentire Aldo Fazzullo, perché in effetti... Allora, non c'è dubbio che ci sia un problema di trasparenza nel Movimento 5 Stelle, c'è sempre stato, c'è, temo che ci sarà, anche perché non credo che il Movimento 5 Stelle sia finito. Però, insomma, contatti internazionali ne tengono anche Giorgia Meloni e Salvini. Lasciamo perdere lo scandalo metropolo che è ancora da chiarire, però sono contatti con Orban, col governo polacco, con l'opposizione francese, l'opposizione tedesca, però, Marine Le Pen... Alternative for Deutschland, certo. Però a Parigi c'è Macron e a Berlino c'è ancora Angela Merkel. Io sono convinto che siamo comunque alla vigilia, non so dire quando si voterà, di una ampia vittoria del centrodestra, ma diciamo pure della destra, esatto. Sinistra, basta questo prefisso centro, ormai significa poco. Però mi chiedo quale destra vincerà e quale destra andrebbe al governo del paese. Vedo che Salvini sta cambiando un po' il tiro, piccoli segnali, si è detto disposto a votare Draghi alla Presidenza della Repubblica, ha incontrato il Cardinale Ruini, che sì, è un uomo che ha una sensibilità di centrodestra, però non è che sia proprio un avversivo. La mia impressione è che Salvini abbia forse capito che non può governare contro tutto e contro tutti, facendo intendere a Putin di essere amico suo e facendo così arrabbiare Trump, andando contro Bruxelles, Berlino, Parigi, Vaticano, Quirinale. Ho la sensazione che ci sia un po' un tentativo di aggiustare un po' le cose verso il centro. Non so se Giorgia Meloni partecipa di questa attitudine, e non so neanche dire se il suo spazio politico sia al centro rispetto alla Lega o a destra rispetto alla Lega, questo sinceramente non lo so. Mi chiedo che tipo di destra avremo al governo, se sarà una destra Visegrad o sarà una destra che comunque si confronta a viso aperto con l'Europa, forte dei propri valori, delle proprie idee, ma sapendo che comunque in Europa ci dobbiamo restare. Ma io diciamo, Visegrad è un'Europa che sta nel Partito Popolare Europeo e nel Partito Socialista Europeo. Cioè noi parliamo sempre di Visegrad come se Visegrad fosse, no, un'entità estranea all'Unione Europea, ma segnalo che i 4 governi dei paesi del gruppo di Visegrad stanno nelle 4 principali famiglie del Parlamento Europeo, cioè Orban sta nel PPE, gli slovacchi stanno nel PSE, poi gli altri stanno nel partito di Macron. In Italia no.
Chiedo scusa? La Lega e Fratelli d'Italia no. No, ci arrivo. Noi siamo nel gruppo Fratelli d'Italia, nel gruppo dei conservatori, Cazzullo, lei lo sa benissimo. Gruppo la famiglia dei conservatori. No, io ho detto nelle quattro principali famiglie europee, cioè popolari, socialisti, liberali e conservatori. Queste sono le quattro famiglie, diciamo, dei paesi del gruppo di Visegrad. Fratelli d'Italia fa parte anch'essa della famiglia dei conservatori europei, quindi una delle famiglie più importanti del Parlamento europeo. Si può stare in Europa a testa alta, cioè io continuo a ripetere, nessuno cioè, cambiare l'Europa da dentro. Chiedo scusa che tra perché io Aldo altrimenti non ci capiamo, finisco un attimo il ragionamento perché altrimenti ci sovrapponiamo, io non riesco a spiegarmi. Dicevo, tra stare in Europa come ci sta la sinistra italiana e uscire dall'Europa, io continuo a dire che c'è tutta una infinita gamma intermedia di possibilità, come quella di cercare di stare in Europa, diciamo, rivendicando i propri interessi e i propri diritti, come banalmente fanno le altre nazioni, quelle considerate europeiste. Facciamo un esempio veloce che ci capisce chi ci ascolta da casa. Noi subiremo 7 miliardi di euro di dazi dagli Stati Uniti. L'Unione Europea, li subirà anche l'Italia, li subirà il nostro agroalimentare. Ci dicono, vedete, il sovranismo di Trump. Ma non è il sovranismo di Trump che provoca quei 7 miliardi di dazi. Li provoca il fatto che gli Stati Uniti da 15 anni hanno avviato con l'Organizzazione del Commercio Mondiale un procedimento per richiedere di essere risarciti rispetto a degli aiuti che l'Unione Europea avrebbe fatto illegittimi, secondo gli Stati Uniti, parliamo verso Airbus. Dove noi non ci siamo, il tra commercio, parentesi. L'Organizzazione Mondiale del Commercio dà ragione, non a Trump, a Trump, Obama, perché sono 15 anni che gli Stati Uniti fanno portano avanti questo procedimento, e dicono vi potete rivalere verso l'Unione Europea, quindi pagheremo anche noi i dazi. Che cos'è Airbus? Airbus è un consorzio franco-tedesco. Quindi noi pagheremo una parte dei 7 miliardi di dazi perché l'Unione Europea ha indebitamente aiutato un consorzio franco-tedesco. Quindi non è colpa del sovranismo di Trump, è colpa del sovranismo di Macron e della Merkel, che vengono definiti europeisti, ma sono i più grandi sovranisti che l'Europa abbia mai visto, perché è gente che fa gli interessi propri, non dell'Europa. Si può stare in Italia, in Europa, diciamo, rivendicando che se l'Europa è, gli interessi vanno difesi di tutte le nazioni e non solo della Francia e della Germania. Questo è il tema che noi poniamo, ma è un tema europeo ed europeista. E non è l'unico tema, perché dopo parleremo anche di MES, però adesso, visto che lei parlava della Germania, vicenda, simpatica. Anche la ricca Germania sta diventando più povera e stanno accentuando il divario e le disparità sociali, quindi sta diventando proprio una guerra tra poveri che ha fatto crescere l'ultradestra, ce lo racconta Filippo Barone. Vi avevamo raccontato che i tedeschi erano messi peggio di quanto sapevamo. Anche il resto del mondo se n'è accorto. The data from Germany has shown that Germany's central bank says the country may have entered recession. La Germania è ufficialmente in recessione. Lo ha detto la Bundesbank il 21 ottobre. Da aprile la produzione è crollata a meno 0,1% e continua a scendere. E non si vedono vie di fuga, perché le famiglie tedesche sono già alle strette. Quello che si vive per strada è già un passo oltre, la guerra tra poveri, tedeschi contro immigrati. I soliti polacchi non rispettano mai la fila per la mensa. Quando mi presento nei cantieri, mi dicono che preferiscono quelli dell'est, 5 euro l'ora o anche in nero. Mentre io sono specializzato, sono tedesco, dovrebbero pagarmi il salario regolare e non voglio. Giorno della riunificazione tedesca, le destre raggiungono la capitale. Ma non sono qui per festeggiare. Si
Siamo contro la politica di integrazione della Merkel. La povertà aumenta e i nostri poveri sono lasciati a se stessi. Non si può andare più nelle strade con tranquillità, come era prima. La sicurezza non esiste più. Qui vengono ogni mese vengono violentate persone qui, uccise, accoltellate. Questo è quello che la televisione tedesca non lo dice. E per questo noi siamo qui, a dirgli la gente la verità, cosa accade in Germania. Italiani, francesi, olandesi e tedeschi si devono aiutare per ricostruire una barriera contro gli immigrati. Non siamo in grado di aiutare i nostri, i poveri, non ci sono le risorse per tutti. Nella Germania dell'Est ancora non si arriva a fine mese, non abbiamo i soldi per mandare i bambini all'asilo e per le pensioni. La tensione in Germania si sta trasformando in una chiara scelta politica, estrema destra. Questa è una cartina politica. Le zone più scure sono dove la destra sta sfondando. Il partito AfD, Alternativa per la Germania, da est sta conquistando l'intera nazione. Anche in Turingia il 27 ottobre hanno raddoppiato i voti, dal 10 al 23%. Volkswagen vuol dire macchine del popolo, ma del popolo non ha nulla ormai. Nessun operaio se la può permettere. Il governo ha ucciso la classe media, gli operai, che sono il motore dell'economia. Con le tasse hanno portato salari e pensioni alla fame. L'Est non è mai ripartito. Chi poteva se n'è andato, sono rimasti i più poveri. Pensi che i cittadini della Germania Est pagano una tassa che dovrebbe servire a far ripartire l'Est. È un controsenso. Lei mi sta dicendo che in Germania Est pagano una tassa che serve per sostenere la Germania dell'Est? Ja, so, genau. A Dresda ogni lunedì pomeriggio i cittadini si riuniscono in piazza per ascoltare il comizio del movimento extraparlamentare Pegida. Pegida vuol dire patrioti europei contro l'islamizzazione dell'Occidente. Ci sono molti tedeschi che per vivere raccolgono le bottiglie vuote in giro. Gli immigrati vengono in Germania a rubarci le bottiglie che servono a far sopravvivere i poveri tedeschi. A Chemnitz siamo sempre più poveri. Il problema è che gli immigrati hanno la precedenza su tutto. Nelle cure, negli ospedali vengono sempre prima loro. Io ho dei figli e non vedo alcun futuro. I nostri poveri sono sempre di più. Se vai in piazza qui nel centro di Dresda, ne vedi ovunque. Voglio fare una domanda ad Alessandro Giuli. Ale, questa guerra tra poveri, questa lotta tra poveri fa crescere gli estremismi? C'è questo rischio? Quando c'è crisi economica, le democrazie soffrono e nelle periferie delle democrazie cresce la guerra tra ultimi e penultimi. In genere immigrati e strati sociali meno, più deboli, meno avvantaggiati. Il punto è che finalmente, e lo dico tra virgolette, la Germania conosce i morsi della crisi. Invece di fare autocritica però, e qui rivolgo una domanda all'onorevole Meloni, che cosa fa la Germania? Riconosce che le politiche di austerity sono state fallimentari anche in casa sua? Oppure, come sembra, si aggrappa a una riforma del meccanismo salva stati, il MES lo chiamiamo, che di fatto rappresenta un ulteriore elemento di commissariamento per gli stati europei da parte dei franco-tedeschi per drenare altre risorse dagli stati più indebitati? È la seconda, a occhio, nel senso che... Per carità, diciamo le difficoltà che oggi la Germania sembra cominciare ad avere sono soprattutto figlie delle sue scelte politiche, questo sono assolutamente d'accordo, e uno si aspetterebbe, diciamo, un atteggiamento diverso, no? Cioè capire che la politica di cieca austerità che ha impattato soprattutto sulle altre nazioni e per un periodo ha rafforzato la Germania a un certo punto produce una recessione che rischia di travolgere anche la Germania, insomma... Uno se lo aspetterebbe, invece pare che non sia quello che sta accadendo, almeno per ora, e appunto ci si
rivolge all'idea di questa riforma il fondo salva stati, che secondo me è già una fregatura così, figuriamoci dopo la riforma. Cioè, noi abbiamo un fondo salva stati approvato già 2011-2012, che dice che in buona sostanza tutti i paesi europei partecipano a mettere soldi all'interno di questo fondo che servirebbe a salvare gli stati, e fin qui tutto bello, se non fosse che le nazioni che, stando alle regole del fondo salva stati, ad oggi possono accedere al fondo stesso nel quale sono versano poche. Le risorse sono oscillano, poche. Diciamo, stanno 10, entro i 10 numeri, 10. No? Nel senso, Germania, Olanda e altre più o meno 5 nazioni piccoline, Malta, Lussemburgo, queste qui. L'Italia non potrebbe per esempio accedere, nel senso che bisogna essere in regola con i parametri europei e quindi non si può accedere, almeno di accedere essendo commissariati dal fondo salva stati stessi. Se il bello è questo, che noi accedere non potremmo accedere, ma pagare paghiamo. Abbiamo già versato quasi 15 miliardi di euro, ci siamo impegnati per 125 miliardi di euro, per intenderci sono 4 volte la manovra finanziaria che stiamo facendo quest'anno, che sta facendo il governo, e quindi qualcosa obiettivamente non funziona. La riforma rende i parametri, diciamo, ancora più rigidi. Perché serve il fondo salva stati? Noi abbiamo detto può accedere la Germania, ma chiaramente non ci aspettiamo che la Germania vada in default. A che serve allora? Però il fondo salva stati serve a mettere in sicurezza gli investimenti tedeschi, soprattutto tedeschi, ma tedeschi e francesi, nei paesi dell'Eurozona, e quindi chiaramente serve, perché se poi la Grecia va in default e ci sono chiaramente gli investimenti dei tedeschi, così si mettono in sicurezza. Non mi pare una cosa, diciamo, che all'Italia possa convenire così come la... come è stata formalizzata. Esatto, io volevo fare una battuta prima del patriota, del momento del patriota di Aldo Cazzullo, una battuta, perché in realtà questo MES non è che, voglio dire, fa storcere il naso all'onorevole Meloni e basta. Cioè, anche Visco non ne ha parlato, è allarmato. Il presidente dell'ABI dice: se è così, le banche non rinnoveranno i 400 miliardi di debito che, pubblico, che hanno in pancia. Insomma, c'è qualcosa in effetti che allarma tutti noi. È un problema anche per il governo italiano, non soltanto per l'opposizione. Però io devo una replica a Giorgia Meloni, perché prima lei giustamente mi ha pregato di non interromperla mentre parlavo, sì, perché il collegamento è sempre difficile. Quello che cercavo di dire è che la Lega non fa parte delle grandi famiglie, ha fatto un suo gruppo con Alternative für Deutschland e con Marine Le Pen, per cui il centrodestra italiano ha tre partiti che sono in tre famiglie diverse: Giorgia Meloni nei conservatori insieme con i polacchi, e il Fronte Italia nel PPE con Orban, e la Lega c'è ancora il suo gruppo. Mi chiedo semplicemente quale idea d'Europa abbia il centrodestra italiano, e se andrete al governo quale tipo di rapporto con l'Europa. Ma noi abbiamo, io più o meno quello che abbiamo raccontato prima delle elezioni europee, io ancora lo credo possibile. Cioè, il vero esperimento che noi abbiamo fatto in Italia come centrodestra è proprio l'alleanza, diciamo così, tra i popolari e i sovranisti. Quindi speravamo di poter costruire anche nel Parlamento europeo un'alleanza che andasse dal PPE fino, diciamo, a conservatori, le forze più sovraniste. I numeri non c'erano, ciò non toglie che è il tipo di idea di Europa per la quale bisogna lavorare. Dopodiché poi si chiama centrodestra, No, sì, esatto, si chiama centrodestra, cioè quello che noi abbiamo fatto in Italia per primi. Cioè, noi da questo punto di vista siamo dei pionieri di un tipo di alleanza che si potrebbe lavorare per sperimentare anche in momento questa cosa non c'è e non sì, è però fattibile. Il paradosso è il fatto che noi siamo in tre famiglie politiche diverse, soprattutto per chi sta nel PPE e chi sta nei conservatori, che appunto sono due famiglie molto rilevanti. E beh, in realtà è una buona notizia, perché si può arrivare a lavorare costruire un'alleanza di questo tipo. È l'idea che ho in testa. Volevo uscire un attimo dall'Europa, grazie Aldo, e volevo, come ogni settimana, c'è il patriota. Questa settimana il personaggio che è del presente e del passato, che si è reso, ha reso grande, diciamo, anche il nostro paese. Questa settimana è Gemma Capra, la vedova del commissario Calabresi. Vediamo insieme. Il killer dovette attenderlo a lungo sotto casa. La mattina del 17 maggio 1972 il commissario Luigi Calabresi si era fermato più a lungo del solito per giocare a nascondino con il primogenito Mario. Sua moglie, Gemma Capra, aveva un altro bimbo piccolo, Paolo, e un altro bimbo nella pancia, Luigi, come il padre. Ma il padre non c'era più. È la scena di Gemma Capra che esce dall'obitorio dove ha riconosciuto il corpo del marito tra due file di giovinastri che la insultano, con il fratello che le copre gli occhi, le orecchie, dicendole non guardare, non ascoltare. È una delle più atroci e ingiuste della storia repubblicana.
signora Gemma non ha cresciuto i figli nel rancore per quella tragedia, l'assassinio di un servitore dello Stato, di un innocente. Ha insegnato loro il dialogo, il rispetto e anche il perdono. Scrive Mario Calabresi nel suo ultimo libro, La mattina dopo, che prima di incontrare Giorgio Pietro Stefani, condannato per aver organizzato l'omicidio del commissario e latitante a Parigi, ha avvertito la madre. E la signora Gemma ha detto sì, vai, e digli che ho perdonato, che sono in pace. Ma quando poi ha letto le bozze del libro del figlio, la signora Gemma non ha trovato quella parola perdono. E allora ha detto a Mario, scrivila. Ci ho messo 37 anni a perdonare, scrivila. Quando Carlo Azeglio Ciampi le ha chiesto il permesso di dare la grazia a Ovidio Bonpressi, l'assassino del commissario Calabresi, la signora Gemma ha detto ai figli, noi non diremo né sì né no. Non siamo nel Medioevo, quando la famiglia della vittima disponeva della vita del carnefice. Faccia il Presidente della Repubblica quello che ritiene giusto per l'Italia. Ecco, una donna che parla così ha tutta la nostra ammirazione. È una grande italiana. La storia della destra da cui proviene lei comunque è costellata, no? Da fatti di sangue. La vedo emozionata. Beh, è una storia oggettivamente straordinaria. Non facile, non facile per una donna così che cresce da sola tre figli. Non facile. Perché non c'è ancora... Massimo rispetto. È vero. Assolutamente. È vero. Perché non c'è una memoria condivisa su molti fatti di sangue, no? Sembra che... Non c'è una memoria condivisa perché la storia da noi viene usata per fare politica. Perché serve, è servito soprattutto a qualcuno, perché c'è questa idea che bisogna sempre creare il mostro nel tuo avversario politico, per cui non può essere una persona alla quale tu non condividi le idee, che combatti lealmente non condividendo le idee, ma è un essere umano. A me si dice, no, ogni tanto scherzando mi chiedono, ma se ti venisse un figlio di sinistra, ma io preferisco 100 volte avere un figlio che crede in qualcosa, a me spaventano quelli che non credono in niente, io rispetto di chi crede in qualcosa. Avrò sempre rispetto di chi crede in qualcosa, poi lo combatto, lo posso considerare un avversario politico, lo combatto e lo combatterò, e si sa che sono una persona abituata a combattere per le proprie idee, ma riconoscendo in quella persona una persona, quello che è accaduto alla mia comunità politica per lunghi anni è stato il non vedersi riconosciuti come soggetti, come persone che avevano diritto a parlare. Guardi, sono rimasta colpita, dico solo questo, Movimento delle Sardine. Tutti bello, per carità, io ho grande rispetto quando la gente scende in piazza, l'ho detto dall'inizio, sono persone del PD e PD c'ha un po' paura. Però le piazze non sono tutte uguali, come morti. Si vergognano il PD a far vedere il simbolo e manda le sardine, che sono un movimento popolare. Va bene, tutto bello, sono contentissima, la gente partecipa. Manifesto il Movimento delle Sardine. Voi, presumo ce l'abbia più o meno con noi, col centrodestra, non avete diritto ad avere qualcuno che vi stia ad ascoltare. Ma che ragionamento è? Voi dovete avere paura. Io non ho paura di niente. E se qualcuno mi dice che io devo avere paura in ragione delle mie idee, quello è un problema. Soprattutto se poi mi si vende come un grande movimento popolare. Le piazze sempre bene avere le piazze ci figuri, no? Le riempio io. Io quando le riempio io dicono che sono sovversive. Quando li riempiono le sardine, oddio, c'è il movimento popolare. Ragazzi, sono piazze, sono belle tutte e sono contenta che ci sia. Però devono essere tutte uguali, però non è che ci stiano a essere per dire voi dovete avere, non avete diritto voi ad avere qualcuno, tutti hanno diritto a farsi ascoltare, il punto è quanto sono convincenti le tue idee, o riesci a essere convincente con le tue idee o non puoi fare stare zitto gli altri perché le tue idee non sono abbastanza convincenti come quelle degli altri. Questo non si può fare. Grazie a Giorgia Meloni, grazie di essere stata con noi, grazie ad Aldo Cazzullo, Asili Nido, grazie per tutti. Nella legge di bilancio, questo è uno dei vanti del governo.